È entrato Caporaso, eccolo qui. Ha perso una posizione proprio alle porte dello stadio. E ha faticato il marciatore di Maleventum, come si chiamava, il Beneventano. Marcia anche abbastanza lontano dalla linea possibile e diventa un tormento dover fare questi altri 500 metri. È un tormento anche un po' il fatto di essere conscio di aver appena perso una posizione. C'è Gustafsson quello davanti a lui. Caporaso, capo reclinato sulla destra. Appena stato scavalcato da Veli Matti Partanen, finlandese. Finlandia che è un po' che non ha quei risultati di Valentin Kononen, proprio un cinquantista Valentin Kononen, o di Sari Essayah. È arrivato Gustafsson intanto, 39esimo Andreas Gustafsson, figlio d'arte, papà Bu. È stato anche di alto livello, ha marciato internazionalmente fino a tanto oltre i 40. Arriva il finlandese che nel tratto finale è andato forte, sempre relativamente alle posizioni che occupava. Partanen ne ha recuperate 3 di posizioni proprio alla fine. ...200 metri ancora per Caporaso, che chiuderà 42esimo. È arrivato anche Marius Cocioran, romeno, che a lungo ha diviso la strada con Teodorico Caporaso, il quale si chiedeva relativamente poco eventualmente avvicinare quel suo primato di 3 ore 56 e 45. Appena arrivato anche il finlandese di cui parlavamo, Veli Matti Partanen, e chiude con 4 ore 5 e 30 il campano. Eccolo qua, è completo il quadro, mancano ancora diversi marciatori. Ultimi chilometri con grossa difficoltà per l'azzurro.